Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. I tornei online, che si sono svolti numerosi durante il periodo del lockdown, hanno permesso a Keyforge di sopravvivere alla pandemia grazie anche al supporto dei vari creatori di contenuti presenti sul web. Prima di questo evento nefasto, che entrerà nei libri di storia, un torneo nello specifico ha chiuso il circuito competitivo dal vivo. Ebbene, quello stesso torneo ha riaperto, dopo il periodo di chiusura delle attività, le porte ai match svolti guardando il proprio avversario negli occhi, riportando i vari forgiatori a sedersi sui tavoli da gioco per contendersi la creazione di quell'ultima chiave che permetterà a chi la forgerà di accedere al sapere immenso contenuto nelle cripte. Grazie all'impegno profuso dell'Emporio 45 Model, in collaborazione con l'associazione ludica Carro del Clan e l'associazione sportiva dilettantistica Pro Box CrossFit di Città di Castello, che ha messo a disposizione la location dove l'evento si è svolto, non mi resta altro da fare che partire alla volta del principale centro dell'Alta Valle del Tevere per documentare cosa sia accaduto durante questo grande avvenimento. Quindi, prepariamo i bagagli per il viaggio e andiamo a dargli letteralmente un'occhiata. Piccola sosta obbligata, credevo di aver bucato una gomma, ma fortunatamente non è così. Comunque, dovrei esserci quasi. Vediamo cosa mi dice il navigatore. 11 chilometri. Dai, sono quasi arrivato. Thank you.
Finalmente sono tornato a casa, dopo una meravigliosa giornata passata in splendida compagnia. Ora non rimane altro da fare che tornare in studio per parlarvi di come si è svolto e chi ha trionfato al termine di questo torneo. Partiamo quindi con il trattare il primo punto. Questo è stato un evento a squadre. Cosa vuol dire? Ci serviremo dei signori del Keyforge Network, link in descrizione alla loro pagina web, per mostrare al meglio la dinamica che ha mosso i vari round. In ogni squadra, formata da tre forgiatori, c'è chi ha portato il formato tripletta, chi il formato adaptive e chi l'arconte. Le modalità sono già state decise prima dell'inizio del torneo. A formato dedicato ci si scontrava con altri forgiatori di altre squadre con lo stesso formato scelto. Quindi, per farla semplice, adaptive contro adaptive, arconte contro arconte e tripletta contro tripletta. Ogni turno si è disputato al meglio delle tre partite, ovvero chi prima si portava a casa due incontri vinceva il round. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che chi rappresentava l'arconte della squadra, ovvero di solito il giocatore più forte ed esperto del team, riconosciuto tale anche dai propri compagni, poteva consigliare le mosse a questi ultimi migliorandone le giocate per sopraffare il team avversario e di conseguenza creando maggiori opportunità di vittoria. Tutti i match che formavano un round sono stati svolti in best of one, ovvero chi vinceva si portava a casa la partita e segnava un punto per la squadra. Ciò ha denaturato i formati tripletta e adaptive, che fanno del best of three il loro punto cardine. Credo che la decisione sia stata presa per ovvie ragioni legate alla finale del torneo europeo di calcio. Infatti, verso le 6:30 di pomeriggio, la maggior parte dei presenti era già sulla via del ritorno a casa. Tornando a noi, alla fine dei vari match, svoltisi prima con una sessione di Svizzera e giunti alle fasi finali con una top 4, dove sono rientrati i migliori team del torneo, tra i quali erano presenti i Trasimeno Bears, primi assoluti dopo la Svizzera, il team Better Kolkata, il team GG e il Keyforge Network, sono stati proprio questi ultimi ad accedere alla finale che dopo una lunga ed estenuante battaglia a colpi di ambre e chiavi forgiate, ha visto il Network, con il trio formato da Dammat, Stiwiteo85 e Daniele90 RM, uscirne vittorioso. È stata un'esperienza davvero straordinaria. Ho conosciuto di persona finalmente membri della community con i quali ho parlato solo per messaggio o visti dietro uno schermo. Ho avuto l'immenso piacere di conoscere dal vivo anche Irene Luna Chiara, che ha fornito come sempre i sottotitoli per questo video e che ringrazio ancora, assieme a suo fratello e a sua madre. Ho visto con i miei occhi le grandi doti da forgiatore di Dammat, che non è andato bene nella Svizzera, ma lo ha fatto solo perché voleva testare le abilità dei suoi compagni di squadra. Almeno questa è la sua versione dei fatti. Ho pranzato assieme a Don Quixote Matt, con il quale ho condiviso non solo il tavolo, ma anche pareri ed opinioni sul gioco e molto altro ancora. Ci servirebbe un video dedicato solamente per i ringraziamenti. E tutto questo è potuto accadere solo grazie a Keyforge. Perché questo gioco esprime il suo massimo potenziale quando si gioca dal vivo. Perché dopo una partita ci si può alzare, congratulare con il proprio avversario qualunque sia stato il risultato e invitarlo a bere un caffè o una birra in amicizia. Questo ho visto concludendo durante il torneo. Un ambiente dove la competizione sana ha regnato sovrana e dove non vedrò l'ora di tornare, magari in una cornice diversa, per condividere con tutti voi un'altra avventura a spasso sul crogiolo. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura,
che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.